Ciao a tutti, sono Mondo dello Spettacolo, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Punto nuovo clamoroso scontro a distanza tra l'opinionista Tina Cipollari ed una sua ormai storica nemica, il commento al veleno. Tina Cipollari. Tina Cipollari è nota al pubblico italiano per il suo ruolo di opinionista nello studio di Uomini e Donne. Una presenza che non passa mai inosservata, anche perché la Cipollari è sempre solita dire tutto quello che pensa, scatenando anche clamorose polemiche ed accuse. Una caratteristica che anche in queste ore ha deciso di rimarcare sui social, scagliandosi contro una sua ormai storica nemica. Il volto dello storico format di casa Mediaset e di Maria De Filippi si è lasciata andare ad una frecciatina al veleno contro Katia Ricciarelli. Nel dettaglio la Cipollari ha commentato duramente la notizia della decisione della soprano di non prendere parte alla prossima edizione del GF VIP come opinionista. Parole al veleno che hanno subito riportato indietro nel tempo, allo scontro alla corte di Simona Ventura. Infila un ago in una banana e guarda cosa succede dopo. Tina Cipollari ancora contro Katia Ricciarelli, lo scontro continua. La soprano in questi giorni ha rilasciato nuove clamorose rivelazioni. Nel dettaglio, la Ricciarelli ha confermato la sua decisione di non prendere parte alla prossima edizione del tale e quale show e di non essere interessata nemmeno al ruolo di opinionista al prossimo Grande Fratello VIP. La sua intenzione è quella di riposarsi dopo aver preso parte al reality come concorrente. La notizia ha inevitabilmente scatenato diverse e numerose reazioni. Tra queste anche quella di Tina Cipollari, che a quanto pare sembrerebbe non aver dimenticato il passato. L'opinionista di Maria De Filippi sui social ha commentato la notizia: "Spero non ci ripensi. Meno male che non è interessata". Da queste parole si evince quindi come tra le due ci siano ancora delle vecchie ruggini. Le due sono infatti state al centro di un durissimo scontro diversi anni fa, quando entrambe hanno preso parte al format Selfie, Le cose cambiano, e come se cambiano, con al timone Simona Ventura. Le due all'epoca si sono lasciate andare ad uno scontro al veleno che la stessa Ricciarelli ha ricordato nella casa più spiata d'Italia: "Mi ha trattata di me a... non ho un bel ricordo". Questo commento così duro della Cipollari adesso rischia di rendere il clima tra le due ancora più teso. Adesso dovrà decidere la soprano se rispedire al mittente queste accuse ed alimentare la polemica o scegliere la via del silenzio. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.